all'ambiente e allo sport, Angelo Caramanno, una manifestazione importante che ormai è entrata nel cuore dei salernitani, la Stra Salerno, da oltre 20 anni che si organizza qui in città. È una manifestazione dei salernitani, insomma, cioè, insieme a Pedalando per la città, lo dicevo prima, ormai è un classico irrinunciabile della città. Ed è parte integrante del nostro tessuto sociale, sportivo, culturale anche. E poi, dicevo prima anche in conferenza stampa, è un segnale verso una diversa disponibilità della città rispetto ai cittadini, perché il cittadino si riappropria della città, degli spazi, dell'aria, del mare, e ovviamente tutto diventa più sostenibile, più bello, più compatibile con l'ambiente e con se stessi. Sarebbe un esperimento da ripetere, io sostengo, con maggiore frequenza, mi farebbe piacere, lo farei con grande voglia. Ovviamente tutto questo va di pari passo anche con esigenze che sono quelle del traffico, quelle della sicurezza, quella della sostenibilità rispetto alla mobilità. Però la Stra Salerno è bellissima, insomma, è una macchia di colore strepitosa nella città, nella quale sicuramente non si può più fare a meno, e che poi ci entusiasma, perché poi il 70-80% dei partecipanti sono appassionati, che probabilmente finalizzano il loro impegno quotidiano nei parchi, nelle strade, sul lungomare, alla partecipazione a questa iniziativa. E quindi, voglio dire, dà anche un senso all'impegno di tanti volenterosi del running, quindi per questo assume ancora più rilevanza. Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Bis Nova, Anna Pergola, una manifestazione importante, la Stra Salerno, che ritorna ogni anno, ormai un appuntamento fisso entrato nel cuore dei salernitani. Ci spieghi un po' nel dettaglio qual è il programma e anche le novità di questa edizione. Sì, siamo giunti alla 23ª edizione, per cui quest'anno, come ogni anno, invitiamo tutti gli atleti salernitani a partecipare alla manifestazione. La gara si articola in diverse fasi. La prima fase agonistica, con partenza alle 9:30, a cui parteciperanno gli atleti che sono in grado di percorrere la distanza di 21 km. Sarà campionato regionale di mezza maratona della Federazione di Atletica Leggera, nonché campionato nazionale ASI. Poi, abbinata alla 21, ci sarà una 10 km non competitiva, a cui potranno partecipare tutti, non agonistica. Inoltre ci sarà una staffetta cioè che coprirà i 21 km con due persone, e la staffetta è simpatica perché sarà composta o da due uomini o da due donne o mista. Quindi abbiamo previsto questa ulteriore variante proprio perché amiamo le novità, amiamo offrire sempre qualcosa di più. Alle 9:30, alle 11:30 poi ci sarà la partenza della Family, e per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare, ad acclamare gli atleti e poi a trascorrere un'ora del loro tempo per le strade della città. La partecipazione è gratuita, quindi siamo felici di averli tutti con noi. Assessore, un'iniziativa come quella odierna, che serve, è parte del progetto, insomma, per rilanciare e potenziare il tessuto economico e commerciale della città. Assolutamente, oggi senza i social network, voglio dire, non si va avanti, andiamo a passo con i tempi, e quindi vogliamo, facendo questo studio assieme all'Università di Salerno, alla Camera di Commercio e alla Confesercenti, che ha proposto l'iniziativa, di tenere queste lezioni, questo studio, per capire quali sono i sentimenti che ogni consumatore può farsi influenzare dall'acquisto o meno di un prodotto anziché un altro. Questa, diciamo, è una cosa che in America è molto usata da anni, soprattutto nei centri delle grandi distribuzioni, e credo che noi dobbiamo attingere dal modello americano per esportare questo modello di studio e dare ai piccoli commercianti tutte quelle indicazioni e strategie da mettere in campo per far sì che i loro prodotti siano scelti rispetto ad altri. Assessore, ieri è cominciato il montaggio delle luci, l'11 novembre primo tiro inaugurale della ruota panoramica, pubblicato anche il bando per i mercatini, insomma sta prendendo forma luci d'artista a Natale. A Salerno. Assolutamente, questo è il nostro auspicio. Innanzitutto prendiamo con favore che ieri è iniziato il montaggio delle luci.
Devo dire che la cosa più interessante che mi è capitato in questi giorni è quello di vedere anche delle persone che solitamente erano astiose, in astio nei confronti delle luci, hanno tirato un sospiro di sollievo, erano tutti più contenti. Grazie. Come volano per l'economia da una parte, come gioia per i bimbi e le famiglie e per tutte le persone, i turisti che vengono da ogni città e vengono grazie al nome che Salerno ha fatto con le luci non solo nel periodo di Natale ma anche in periodi differenti. Quindi 3 novembre speriamo di confermare, come ha detto lei, l'inaugurazione di luci d'artista, 11 novembre ruota panoramica, perché l'anno scorso l'iniziativa, devo dire, è andata benissimo, tant'è vero che quest'anno ci sono state più richieste, e poi chiaramente nei primi di Natale credo avremo l'accensione del nostro bellissimo albero di Natale a Piazza Portanova, dopodiché 8 dicembre mercatini di Natale che rimarranno dall'8 dicembre fino all'8 gennaio. È uscito un bando proprio l'altro ieri mattina, mi permette di dire solo una cosa: quest'anno sui mercatini di Natale abbiamo fatto un'operazione per incentivare gli artigiani a partecipare a questo evento, cercando di calmierare i prezzi delle casette. Infatti rispetto all'anno scorso sono abbattuti i prezzi per il 50%, quindi che partecipano numerose, e che Salerno possa essere ancora di più nel periodo natalizio e non solo una grande comunità, perché eventi come luci d'artista e mercatini devono unire, ma da questo punto di vista confido nella massima maturità dei commercianti e di tutti i salernitani. Ecco, i mercatini etnici che rappresentano un po', insomma, un nervo scoperto dell'amministrazione comunale, nello stesso periodo dove saranno collocati? Allora, i mercatini etnici proprio la settimana scorsa la comunità, gli amici senegalesi e bengalesi hanno accettato la nostra proposta che era datata già dell'aprile scorso, quindi stiamo predisponendo l'area di via Marconi, che è già attrezzata con un parcheggio annesso, e l'area di via Canò. Siamo andati proprio ieri a fare un sopralluogo per chiaramente mettere la segnaletica apposita e fare gli stand. Andranno a rotazione usando le due aree, via Calò e via Gotto. Credo nelle prossime settimane inizieremo pure. Questa per noi è sempre una situazione transitoria, voglio ribadirlo, perché la vera integrazione per noi, quella effettiva, è che nelle aree mercatali, quella che valgono per i nostri operatori, devono poter concorrere anche gli amici senegalesi e bengalesi. Chiaramente possibilità per tutti, ma le regole valgono per tutti quanti. Iniziativa per potenziare il mercato di prossimità e di utilizzare anche uno strumento indispensabile, i social. Assolutamente sì, questo fa capire che la Confesercenti Provinciale di Salerno, attraverso i propri uffici e attraverso comunque la sintesi che riesce a fare con gli enti e le istituzioni, l'Università Federico II di Napoli, la Camera di Commercio di Salerno e i comuni che hanno raccolto la nostra iniziativa, riesce a portare avanti progetti condivisi che devono far fronte a quelle che sono le necessità dei nostri commercianti e gli esercizi di vicinato, attraverso quello che prima veniva fatto solamente per la grande distribuzione organizzata e oggi viene fatto per gli esercizi di vicinato. Questo per far sì di incentivare quello che è il commercio storico, gli artigiani, perché oggi anche loro hanno la possibilità attraverso i social network di vendere il nostro Made in Italy, l'oggetto ricercato, il servizio ricercato. Con un obiettivo, quello di tutelare la legalità, insomma, contro l'abusivismo, insomma, che danneggia i commercianti onesti. Ma assolutamente, l'abusivismo danneggia tutti i settori, non soltanto quelli del commercio, lo sappiamo benissimo. Noi vogliamo che le aziende sane, quelle in regola, quelle rispettose delle leggi, naturalmente devono essere tutelate, ma a loro va anche offerto il migliore dei servizi, sia dal punto di vista datoriale ma dal punto di vista amministrativo. Qual è la situazione attualmente? C'è un trend comunque positivo? Il trend si riferisce agli esercizi di vicinato. Il trend è leggermente positivo, gli ultimi dati si attestano intorno all'1,2% di nuove aperture come partite IVA, a fronte di migliaia di chiusure, però il trend è leggermente positivo. Il discorso è un altro, che oggi fare impresa è molto difficile, lo sappiamo benissimo, la pressione fiscale è alle stelle, e davvero tutelare gli esercizi di vicinato, gli esercizi storici, quelli che rappresentano dei baluardi dei nostri territori, è importantissimo, perché sono delle sentinelle anche dal punto di vista dell'occupazione dei territori, della salvaguardia e della tutela dei territori. Quindi il nostro impegno è tutto per loro, per far sì che possano risollevarsi. Proprio ieri ne parlavamo in un convegno a Roma,
organizzato con Confesercenti nazionali, c'è una leggera ripresa, ma ci deve essere anche la ripresa dei consumi. Bisogna far crescere anche la percezione della capacità di spesa dei nostri concittadini per favorire poi l'esercizio di vicinato e il commercio in genere. Naturalmente devono essere tutelate, ma a loro va anche offerto il migliore dei servizi, sia dal punto di vista datoriale ma dal punto di vista amministrativo. Qual è la situazione attualmente? C'è un trend comunque positivo? Il trend si riferisce agli esercizi di vicinato. Il trend è leggermente positivo, gli ultimi dati si attestano intorno all'1,2% di nuove aperture come partite IVA, a fronte di migliaia di chiusure, però il trend è leggermente positivo. Il discorso è un altro, che oggi fare impresa è molto difficile, lo sappiamo benissimo, la pressione fiscale è alle stelle, e davvero tutelare gli esercizi di vicinato, gli esercizi storici, quelli che rappresentano dei baluardi dei nostri territori, è importante, perché sono delle sentinelle anche dal punto di vista dell'occupazione dei territori, della salvaguardia e della tutela dei territori. Quindi il nostro impegno è tutto per loro, per far sì che possano risollevarsi. Proprio ieri ne parlavamo in un convegno a Roma, organizzato con Confesercenti nazionali, c'è una leggera ripresa, ma ci deve essere anche la ripresa dei consumi. Bisogna far crescere anche la percezione della capacità di spesa dei nostri concittadini per favorire poi l'esercizio di vicinato e il commercio in genere. Un'iniziativa particolare per rilanciare un settore che ha sì un trend positivo, ma non è tutto. Sì, diciamo i dati sono abbastanza sconfortanti, perché abbiamo un calo di imprese del commercio degli esercizi di vicinato pari al 40%. Nel giro di 5 anni hanno cessato l'attività circa 40.000 esercizi di vicinato. Il problema è quello, che dove resistono gli esercizi di vicinato è nel centro storico, un'attività di specializzazione e un attaccamento dei consumatori all'esercizio di vicinato. Il problema è quello di avvicinare anche i mercati, che in questo momento sono i mercati che le vendite che si fanno online. Questo nostro progetto ha la possibilità di poter dotare gli esercizi commerciali di vicinato, la possibilità di poter avvicinare tanti e tanti consumatori che usano il web per i prodotti che loro vendono, per le attività commerciali che loro hanno nel centro delle città. Questo tipo di attività normalmente la fa la grande distribuzione, nel senso che faccio un esempio, c'è IKEA che commissiona questa attività di consulenza, di verifiche, di gradimenti per milioni e milioni di euro all'anno. Gli esercizi di vicinato ovviamente non sono in grado di poter fare questo investimento, lo stiamo facendo noi come Confesercenti insieme all'Università Federico II, con costi anche abbastanza limitati, affinché possiamo dotare inizialmente i commercianti di la possibilità di poter avere notizie dal punto di vista dei consumi, del gradimento dei consumatori, e poter poi organizzarsi per poter vendere il loro prodotto. Ovviamente successivamente poi i commercianti dovranno in maniera autonoma far sì che questi dati, questi aggiornamenti siano annuali, per poter poi essere competitivi nel tempo.